Ragazzi, siamo a Empoli, sono in compagnia del Transporting Pontedera di sempre e la nostra missione è prendere un minuetto che, come al solito, non sappiamo se prenderemo. Mamma mia, cioè, non posso riprendervi la situazione perché è pieno di gente, mi romperebbero le palle con la privacy, però vi assicuro che... Oi oi! Allora, siamo a bordo, devo dire che però il treno è stranamente meno pieno di quanto me ne aspettassi, sarò onesto, visto la marea di gente che c'era a Empoli. Ok ragazzi, siamo ancora su un minuetto perché giustamente il nostro treno l'hanno cancellato, io non so come ti puoi permettere di cancellare quel treno lì, veramente vergognoso. E niente, ora si aspetta, dobbiamo soltanto arrivare fino ad Arezzo, così a caso proprio. In tutto questo la nostra caccia alle 801 parte già col botto. Letteralmente col botto. Vediamo un po' che cosa salterà fuori. Anche perché il pensiero di prendere un treno che fa tutte le fermate fino ad Arezzo, pensate che è quello con cui vado a Firenze Rovezzano, mi si materializza un muro con cui vorrei schiantarmi. Cioè veramente un'ora e mezzo per arrivare ad Arezzo, veramente da sotterrarsi. Che dice? 3 jets, 4 minuetti, 2801, 2 pop. Dai. Allora ragazzi, abbiamo cambiato programma, andiamo direttamente fino a Punta Sieve con questo, tanto ci ferma anche il treno che fa tutte le fermate fino ad Arezzo, quindi sì, però se non altro fino a Punta Sieve si sta comodi, dai. Siamo a Punta Sieve, si presenta davanti a noi un panorama già visto, ovvero il binario nel mezzo per manovre o che so io. E c'è un transito al terzo, interessante. Ma l'Euronight lo fai passare dalla linea lenta. Allora, a parte i segnali proiettati per la salita e la discesa dal sottopassaggio, fighissima come cosa, però al binario 1 marciapiede rialzato, qui nisba, ma spendere qualcosina qui per rialzarlo e evitare i segnali proiettati no, eh? Allora, premessa che il minuetto è più comodo dell'MD, ma non mi sarebbe dispiaciuto lo stesso prenderle, eh? Prima classe. Ah sì. Ecco, sarebbe da leggere il numero di serie dei Vivalto per vedere cosa c'è scritto. Ok, siamo in arrivo a Ponticino, ultima stazione prima di Arezzo, e adesso la carica si inizia a farsi sentire, quindi la mia speranza è di arrivare ad Arezzo e trovare la 801 là, ai binari di manovra, e vediamo. Penso di aver trovato la cosa più rara a questo mondo, ora ve la faccio vedere. Cioè, ma quanti di voi hanno trovato la porta che funziona elettronicamente? Io non credo sia mai successo a nessuno, onestamente. Sono tutte rotte, tutte. A questo punto vediamo se funziona anche lo sciacquone automatico. Sì, funziona. Cosa ganza. Ok, siamo ad Arezzo con un pochino di ritardo. Questi binari li conoscete tutti, questi sono quelli che portano verso la linea persino lunga, ma che si congiungono anche ai binari di manovra. Quindi, se troviamo qualcosa, la vedremo qui. Allora, salvo problematiche, ci dovremmo essere.
Poi non è detto nulla, potrebbero non esserci ora, ma magari ci sono dopo. Infatti qui per ora c'è un pop. Mamma mia che pena, i prima serie ragazzi, i prima serie, poveri noi. Calcolate che sono le 9.50 circa, quindi di treni da vedere ce ne sono e anche parecchi. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla nostra destinazione. Abbiamo un elfo messo lì, di cui non ce ne frega nulla, un pop laggiù. E arriva il treno da Sinalunga, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo tutto il giorno da stare qua. Questo è un minuetto. Annuncio ritardo. Il treno tanto per cambiare. 41-01 di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella e il treno del treno 7 arriverà con un ritardo di 12 minuti. Non ce ne frega nulla, noi siamo già qui, belli. Allora, fino al famoso regionale delle 13.47 abbiamo 4 treni da esaminare per ogni direzione, quindi verso Prato Vecchio e verso Sinalunga. Vediamo cosa succede. Prima buona notizia del giorno, il pop che abbiamo visto là in fondo è di Trenitalia, abbiamo controllato l'unità, è più di 160, quindi è un pop toscano. Quindi qui pop di TFT per ora non ce ne sono, potrebbe essere una buona notizia appunto. Se ne va. Le notizie sono finite perché è arrivato un pop, ma attenzione, se quel pop non è il 130, che è l'unità che è andata appunto in, ad aggiustarsi, non viene il termine, tanto non c'è verso. Officina. Esatto, in officina. Se è il 104 c'è ancora una speranza, se è il 130 fuori questione praticamente, si rimane qui. E si vede, ma la vedo molto molto dura. Peccato perché speravamo che quel pop che abbiamo sentito arrivare fosse un pop in quello di Trenitalia che stava in manovra. E allora adesso andiamo a verificare effettivamente di che caspita si tratta. Tra l'altro curioso che qua effettivamente si potrebbe partire in tutte le direzioni, quindi non sarebbe neanche male. Buona notizia c'è, questo è il 104-104, quindi non abbiamo pericolo di niente per adesso, ma nulla è detto, bisogna comunque aspettare. Signori, si è fatto vivo il 130, quello che doveva essere guasto, quindi a questo punto le nostre possibilità si riducono minimamente proprio, ma proprio minimamente. Siamo arrivati tardi, mi dispiace dirlo, ma siamo arrivati troppo tardi. Voleva si dimostrare pop sulle 13.47 e ragazzi, 3 treni su Sinalunga, 4 treni su Prato Vecchio, la matematica non è un'opinione. All'801 oggi non ce ne sono, quindi ce ne andiamo. Signori, siamo a Pontedera perché sì, ho fatto una deviazione già che ci sono. Guardate qui che annacquata! Non dico che siamo ai livelli di Viareggio, però ci manca poco. Di quel famoso Viareggio 24 luglio, non mi ricordo di che anno, mi sembra 2020. Mamma mia, se fosse possibile è ulteriormente peggiorato. Ora sì che viene giù che è una bellezza. Secondo me a Roma era venuto con questa intensità ma per tipo una mezz'ora intera e poi si è allagato tutto completamente. I sistemi di scarico in overflow. E vai. Vieni, vieni. Era un po' che non... A parte che non penso di averla mai vista. No! Non puoi fermarti lì! Andiamo in quella... Dov'è la prima classe? Di qua? Sì, ma andiamo in quella lì dietro. Quella dietro? Credo. Abbiamo la ALN in slittamento, una cosa molto curiosa. Questa classica cabina di sempre, vediamo se la luce funziona. No, ovviamente, che domande faccio? Cos'è? Tipo il... è un mini dove sei. Molto curioso. Prima classe infallibile come sempre.
completamente vuota. Finestrini non è il caso di aprirli, ma nel dubbio volendo si può anche fare. Prima classe, ultra comoda, senza problemi, si fanno i 130. Questo sedile si muove leggermente, quindi quel finestrino non è apribile, è aperto e fine. E nulla. Ora che siamo in arrivo, la domanda spontanea capita: inchioderemo, slitteremo, vedremo. Ho notato come ha praticamente subito rilasciato i freni. Comunque, già che questo finestrino è mezzo sbloccato, riprendo direttamente da qua. Piove definitivamente. No dai, non si può riprendere da qui. Ok, qui va meglio. Non ha inchiodato. E ora vediamo se si slitta. Sì. Abbiamo appena slittato. Ma lui usa le marce basse, quindi usa appena i giri giusto per, e poi basta, quindi fa. Eccoci qua, in arrivo a San Miniato. Chiunque sia questo macchinista è bravo sia a partire che a frenare, su questo ci metto una buona parola assolutamente. E nulla. Sto notando come effettivamente rilascia i freni mano a mano che il treno si arresta per sicurezza. Olè. Prossima fermata, Empoli. Slitta. Ma è bravo, e questo mette subito le marce basse, così da non avere tutta la coppia tutta insieme, così da non slittare tutta insieme. Adesso inchiodata bruttissima, proprio SCMT style, mamma mia. Riuscirà a salvarla? No, non la salva. L'ha salvata all'ultimo secondo. Sì, l'ha salvata all'ultimo secondo. Bravo. Le ruote soffrono. Sentite qui che roba. Aia. Ai. Ma come mai poi? Molto curiosa questa cosa. E questa volta non la salva. Nisba. Brutta questa. Ragazzi. Molto probabilmente ci sono dei treni davanti a noi, ma mi sembra strano perché è passato solo il 621, quindi. Vi ricordate? No, non ve lo ricordate perché non ve lo feci mai vedere. Ma si sono disaccoppiate le automotrici. E questo spiega l'inchiodata incredibile. Di nuovo la povera ruota, come sentite, stavolta si sono quadrificate. Avete assistito alla formazione di ruote quadrate, sentite? Avete assistito in diretta a come si formano le ruote quadrate. Questa ora poi deve andare di nuovo al tornio e farsele rimettere a posto. Sentite, non è solo il rumorino digi digi digi. Qua sotto potete sentire proprio boom 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 boom. Già ragazzi, è proprio così. Mamma mia ragazzi, speriamo che a Cerreto la situazione sia migliore, altrimenti il sottoscritto si fa una doccia gratis. Porca miseria. Belin belino. Che roba. Che non
posso vedere una cosa del genere. Non pensando che tra poco devo scendere. Porca miseria, scialadra. Domani c'ho da andare a Milano. A Milano non posso stare male. Ma siamo seri. Io piogge così le incrociate soltanto quando andavo in Liguria. Madonna, ti prego. A Cerreto non mi sembra che la situazione sia tanto meglio. Porca puttana. Ma come faccio a venire? Cioè, da questa non ti ripari, cioè ti bagni, è matematico. Madonna santa. Mi viene da dire come a Roma. Veramente come a Roma. Quasi, quasi come a Roma. Ma è assurdo. Cerreto Guidi è in alto, quindi non è allagata. Lì si sta tranquilli. Ma l'acqua scende comunque. Porca miseria. Bellini pure. Maremma satanata. Non so che fare. Cioè, veramente io ho il pensiero di andare fino a Pistoia e tornare nella speranza che smetta. Porca miseriaccia. Ragazzi, c'è un fiume che scende dalla strada. C'è acqua pure in salita. Io speravo almeno a Cerreto la cosa fosse un po' diversa. Condannato. Mi ritengo condannato ormai. Mi vedo costretto ad affrontare le acque. Ragazzi, guardate qui com'è. Non è niente in confronto a quello che c'era a Empoli, non è niente. Questo è uno sprizzicorio. Meglio muoversi. E giusto per farvi capire, adesso è così. Ditemi se questo non è un sonoro culo, non una botta di culo, è proprio un sonoro culo. Fine del video.